Sì, molto bello. Bavaro, sei grande. Ciao Bavaro, baboso. Wow, meglio champagne. Huh? Adesso mi abbonerò all'OnlyFans del Bavaro perché sono curioso e voglio vedere cosa ha fatto il Bavaro. L'ho fatto solo per il video, non ho OnlyFans. Come tutti sapete, il Bavaro, un personaggio un po' discusso e virale in questo momento, ha rilasciato il suo profilo OnlyFans. Non ci vedo niente di male e innanzitutto ognuno fa quello che vuole col suo corpo, con la sua immagine e con tutto quello che vuole. Però in questo video diciamo che volevo conoscere l'opinione delle persone. Abboniamoci. 12.19 dollari per il Bavaro. Io ho paura, non so cosa possa succedere. Non ho mai pagato un OnlyFans, sinceramente. Ma non c'è il video, dov'è il video? Ho appena scoperto che il Bavaro mi ha truffato. Bavaro, ti giuro, non va bene così, non ce li va bene. Praticamente ho scoperto che l'OnlyFans del Bavaro non c'è il video del Bavaro. Sono solo le foto, cioè io ho visto tre foto. Ho speso 10 euro per vedere tre foto del Bavaro. In realtà su quell'OnlyFans c'erano solo tre fotografie che non posso farvi vedere per ovvi motivi, sia per copyright che mi bannerebbero. E quindi diciamo che io ho cercato di capire, ma dov'è questo video? Dov'è sto video? Dopo ore, ho scritto scrivetemi in DM per avere il video. Beh, in DM su OnlyFans. E da qui la scoperta. Il video costava ulteriori 30 euro. 10 euro per l'iscrizione e 30 euro per il video. 40 euro per il video del Bavaro. Secondo voi cosa ho fatto? Sei un grande. Sta un bel buco. Di bocca buona. Sì. È tanto. Ciao Bavaro, baboso. Allora, oggi sono qui per chiedere appunto te cosa ne pensi delle ragazze che fanno OnlyFans. Cioè, boh. Dai, ci sta. Sai chi è il Bavaro? No. Te lo faccio vedere un attimo. Yeah. Ti piace? No, sincera no. Perché? Non so, boh, non è bello. Non è il tuo tipo, cioè. Sì. Ok. E lui ha fatto tipo un video un attimo spinto con questa ragazza della foto, no? Tu al suo posto l'avresti fatto? No. In cambio di soldi? Sì. In cambio di soldi? Sì. Tipo per 20 euro l'avresti fatto? Sì. Questa è benzina. Io mi do fuoco. No, 20 euro no. No, un po' no, di no. Più. Un milione. Sì. Un milione video col Bavaro? Sì. Ok. 100.000 no. Anche 100.000. 100.000 dai, sì. No, anche io lo farei 100.000. Oh. Video. Ultima domanda. Di che anno sei? 07. 2007. Posso comprarti una rosa? Però sì. 2 euro. Le belle rose. Grazie mille. Intanto tieni. C'è questo ragazzo qua del Bavaro. Sì, beautiful. Beautiful? Beautiful. You know OnlyFans? Sono fans. Cioè tipo, lui ha fatto dei video OnlyFans con una ragazza, tipo che era nuda. Tu lo faresti mai o no? No. No? Non. E spenderesti 10 euro per vedere il video del Bavaro? Sì. Di suo, 10 euro li spenderesti? Sì. Ci sta. Un messaggio alla fine, ce l'hai, un saluto. Bavaro, sei grande. Se anche il fratello Rosario dice che il Bavaro è un grande, c'è poco da dire, cosa ci devo fare io? Sono qui con, come ti chiami? Zalemada. Sì. Conosci il Bavaro? Sì, conosco, lo fa così bello, lei lo fa così conosciato, lo fa... Ci sta, l'hai conosciuto? Sì, conosciato. Davvero? Sì, vabbè. E com'è dal vivo? Sì, molto bello, lei lo fa così, pesante. Sai OnlyFans cos'è? Sì. Ce l'hai OnlyFans? Sì, ce l'ha. Ce l'hai? Sì, ce l'ha. Ah, ce l'ha OnlyFans, è furbo. Se tutto ce l'ha, la fa così pesante. Ci sta. Ma tu paghi tanto OnlyFans o no? Sì, tanto paga. Tutti i persone così, ragazzi, è tanto da mangiare. Ci sta. Comunque almeno due o tre piotte al mese in OnlyFans vanno spese. Sì, tutti spesa, tutti i ragazzi così, mangiare, tutti i persone. Invece le altre piotte tipo te le giochi alla SNAI o alla Season? Sì, Season. Ci sta. Adesso ti faccio vedere un video, un attimo. Tu dimmi se sono immagini che non vuoi vedere, tu dimmelo, dimmi no, ok, va bene. Sì, va bene, sì, molto bello. Sì, buono questo, lo fa così bravo le persone, sì. Sì, sempre lei. Secondo te, fa bene o no? Sì, va bene. Fa bene? Sì, va bene. Meglio dello Cicciopani. Canta sempre così, ogni mese spendi sempre più soldi in OnlyFans. Ciao, buona giornata a tutti, a fare video, a tutti, a fare tutti i like, ci tutti i follow. OnlyFans, sponsorizzatelo, sì, che lui alza il PIL di OnlyFans. Di fan. E a casa non srullarti troppo con OnlyFans. No, vai tranquillo. Grande, fratello. Grazie mille. C'è questo ragazzo che è virale su internet, adesso ve lo faccio vedere. Questo ragazzo qua che si è dato, diciamo, al OnlyFans. Sapete cos'è OnlyFans? No. Praticamente OnlyFans sono dei video un po', diciamo, osé. Ed è stato un po' criticato. Voi condividete questa scelta o... Assolutamente no. Abbiamo chiuso già l'argomento. Ognuno può fare quello che vuole. E sapete che ha fatto un video, diciamo? No. Io qua, diciamo che oggi mi sono abbonato al suo OnlyFans. Volete giudicare una foto? Boh, dipende dalla foto. Mi dissocio già innanzitutto, mi dissocio. Pensavo peggio, vabbè. Questa. Tu spenderesti mai 10 euro per queste tre foto? No, non penso. E un giudizio a queste foto così? Ognuno può fare quello esatto, che vuole. Esatto. C'è un personaggio adesso su social network, adesso vi faccio vedere una fotografia, che è questo ragazzo è qua. Bello. E questo ragazzo qua diciamo che
è diventato famoso, ha fatto dei video un po' così. Ecco, un po' così, un po' così. Secondo voi è una scelta intelligente da fare o meglio non farla? Per me è meglio non farla, perché su quelle cose lì vanno troppe... No, va bene. No, meglio non farlo. È meglio anche non perché li guardano anche i bambini. È vero, questo è vero. E poi dai il messaggio per bambini. No, è vero, è vero. Anche io condivido, anche io condivido. Occhio, state attenti. No, mi raccomando. Conosci il Bavaro? No. Adesso faccio vedere una foto. Allora lui diciamo che ha fatto OnlyFans. Okay. Conosce OnlyFans? Sì. Allora se adesso ti faccio vedere l'OnlyFans del Bavaro. Okay. Mi dai un giudizio all'OnlyFans. Vuoi farlo? Oggettivo, va bene. Un giudizio. Oggettivo. Sì, va bene, vai. Sì. Allora, questo, io ho speso 10 euro per l'OnlyFans del Bavaro. Ok. Adesso faccio vedere questo bel video, questa bella foto. Questo okay. È l'OnlyFans del Bavaro. Ah. Hai soldi, fa quello che hai vuole. Hai soldi, giusto. Fa quello che vuole. È un bel messaggio. E invece per il Bavaro cosa ne pensi? Niente, che si fa una bella vita e fa quello che vuole, è giusto così. Ci sta. Wow, meglio dello champagne. Comunque ridiamo, scherziamo, ma il ragazzo era di una classe delle superiori ed erano in gita proprio qui e io gli ho fatto vedere il video del Bavaro. Chiedo scusa alla professoressa, tutto, mi dissocio. Era solo a scopo illustrativo, non rifatelo a casa. Conosci il Bavaro? Sì. Io oggi mi sono abbonato all'OnlyFans del Bavaro, quindi ho un video da farti vedere. L'hai mai visto il video? No, non l'ho visto, non seguo il Bavaro. Ci vuole coraggio però. Porto un po' avanti. Mi fa morire lui così qua. Oddio. Ma niente, entra il dito. La cosa divertente è che siamo tipo in piazza, la gente che passa. Spero non guardi il telefono. Io ti dico di guardare. Cioè, guardiamo il finale, dai. Cazzo, il finale è una hit, secondo me. Guarda la faccia su. Meglio dello champagne, ragazzi. Ti accodi a questo pensiero o no? Bah, un personaggio di fama come lui, onestamente, non. Non saprei che dire. Sono abbastanza basito e. Niente. Sei il primo che ha guardato il video completo dall'inizio alla fine. È un onore, cazzo. Wow, meglio lo champagne. Ma la vera domanda è: voi cosa ne pensate del video del Bavaro? L'avreste fatto? Vi dissociate? Pensate che proprio non andrebbe mai fatta come scelta? O la condividete? Beh, se a lui sta bene, se lui non ci vede niente di male, ha fatto bene a farlo. Ma lasciamogli fare quello che vuole. Non è che ti lega, ti mostra il suo video. Cioè, se lo vuoi, lo acquisti e lo guardi. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video. Ciao, buona giornata a tutti. A fare video, a tutti, a fare tutti like, tutti follow.